E se lei non ci fosse? Me lo chiedo tutte le mattine quando la dignità del mio presentarmi a nuovo giorno, prima di tutto, vede lei come punto di riferimento. Me lo chiedo quando mi impongo con i gesti lenti e legati una rasatura che altrimenti sarebbe rimandata. Me lo chiedo quando un vezzoso gesto profuma la mia pelle ed inizio il faticoso abbottonare di polsini e camice per giungere lì, alla prova del 9, indossare una maglia nemica di un impaccio mattutino che inumana. Aspetta il suo momento per ricordare che anche stamani non siamo lì solo in due, io e lei, ma che c'è anche l'altro, l'indesiderato incontro, il terzo, lui. Uno dei miei primi rapporti con il neurologo avvenne con una neurologa di Padova, la quale mi disse una frase che tuttora, a distanza di 20 anni, io mi porto dietro giorno dopo giorno. Mi disse: mi raccomando, non essere sciatto. Non essere sciatto non implica per forza di cose essere bello, però di curare la propria persona sì. Il polsino è emblematico perché rappresenta un po' la difficoltà di tutta la giornata per il parkinsoniano. E allora il vorrei fare una cosa e non riuscirci vi assicuro che è terribile perché non si tratta solo del polsino, il polsino è simbolico, ma si tratta di scrivere la lista della spesa e non essere capace, questo è terribile, non essere più capace di scrivere. O fare 100 passi, non ne fai più. Quella è la cosa che più uscendo di casa te controlli di avere, che ti preoccupi di avere. Quella è la cosa che... le chiavi di casa. Tu istintivamente ti metti le mani sulle tasche per avere il controllo della situazione. Io invece, e come me e i miei amici parkinsoniani, abbiamo superato questa cosa e la prima cosa che facciamo mentre chiudiamo la porta di casa sono le pastiglie. Il medico di famiglia non aveva mai avuto casi di Parkinson giovanile. Non mi sono spaventato perché mi sentivo invincibile, nel senso che una persona a 44 anni ha davanti a sé ancora tanti anni di vita, il lavoro andava bene, ero soddisfatto della mia vita, per cui non poteva credermi quello che poi ho capito essere entrato nella mia vita, non poteva essere. È paradossale, ma io ho fatto l'informatore scientifico del farmaco e mi occupavo di una linea neurologica, e mi occupavo di Alzheimer in particolare, quindi conoscevo, posso dire anche bene, tutti o quasi tutti i neurologi del Veneto e in parte del Friuli. E sono diventato un loro consulente, cioè paradossalmente venivo accolto con grande piacere perché potevo testimoniare quello che mi stava accadendo. E tuttora, quando qualcuno vuole avere notizie sulla DBS, il medico di turno mi chiama e mi invita a portare una testimonianza. Non mi sono voluto arrendere e forse non mi arrendo neanche adesso, e questo può essere grave perché non si vive bene in continua lotta. La fantasia è aumentata, effetto dei farmaci che si assumono, però mi andava bene anche quella che avevo prima perché riuscivo a creare delle cose e con piacere le mettevo a disposizione degli altri. E quindi dalla poesia alla scultura del legno, ai racconti, ai libri che scrivevo, erano tutti strumenti che mi consentivano di vivere la vita al meglio. Paura del domani. Non ti ho detto dopo domani o un mese, mi fa paura del domani. Quando io vado a mangiare la pizza o al ristorante, vorrei ogni volta alzarmi e dire: signori, scusatemi, io ho il Parkinson, non ho bevuto in maniera tale da impedirmi di uscire da di qua. Credo che questo sia un atteggiamento vincente, cioè quello di dire le cose come stanno. Certamente non posso andare in giro con la bandiera, io sono parkinsoniano, abbiate pazienza, però fai i conti con lo stima. Provengo da un'esperienza fondamentale per me, come formazione, che è il mondo scout, dove una delle regole è quella di cercare di lasciare il mondo un po' migliore di come l'hai trovato. Ho fatto il delegato alla cultura della municipalità di Mestre Centro
e facendo, realizzando ben 950 attività culturali nell'arco di 5 anni e cercando di dare un volto migliore a questa città. Non arrendersi mai. Ecco, cercare tutte le occasioni per rendere armoniosa la tua vita, malgrado ci sia all'interno di questa grande orchestra un violino o un trombone che suona per conto suo e ti destabilisce il tuo equilibrio. Ecco. Le parole sono importanti perché vanno usate con sapienza e come strumento. È per questo che io e Emanuela, mia moglie, abbiamo voluto un anno fa costruire un glossario con oltre 200 termini dove abbiamo cercato di dare spiegazione a tutto quanto veniva detto sul Parkinson, dalla parola più semplice a quella più complicata. Sono termini difficili, complicati, che qualche volta i medici usano e noi per mille motivi diciamo di sì quando in realtà non abbiamo capito niente. Quello che mi piace di meno è certamente morbo. Morbo per ovvi motivi. Morbo ci fa pensare al contagio, al medioevo, a quanta strada dobbiamo fare ancora per migliorare la comprensione. E che mi piace di più direi un termine che forse non c'è, però comunità o insieme, ecco. Questo nella seconda edizione va inserito. In associazione noi abbiamo creato Biblioparco, che è una biblioteca che raccoglie 180 volumi scritti da parkinsoniani, diari, racconti, romanzi, poesie, autobiografie. Ci sono 180 e chiunque può venire a prenderli in prestito. Ci sono diversi studenti che vengono a prendere dei libri per poter fare la loro tesi ed è con orgoglio che da nulla abbiamo cominciato e siamo arrivati a 180 volumi. Abbiamo un gruppo di teatro, si chiama Grattaparco, un gruppo che fa logopedia, fisioterapia, abbiamo una newsletter che ogni mese tocca 3.000 e oltre soggetti, si chiama Il Nuovo Parco. L'ultimo sabato del mese ci troviamo con degli esperti per parlare di Parkinson. Abbiamo la pizza in compagnia, dove una volta al mese ci si trova con una unica regola, che è quella di non parlare di Parkinson, ma di parlare di tutte altre cose. Condivido, è bello perché io ho sempre detto che nella situazione 1 + 1 = 3. Invece quando parliamo di condivisione è un fardello che dividiamo in 2, in 3, in 4, in 200. Quindi è importante condividere. È importante avere l'attenzione e la delicatezza che ti guidano nel rapportarti con gli altri, però perché hai persone che vivono da sole con un Parkinson devastante, hai persone che vivono separate in casa, ma hai persone anche che godono della presenza dei nipoti, dei figli, che riescono ad affrontare la malattia in termini migliori. E a te, Presidente, rimane il compito di mettere in risalto questi aspetti, proprio per dividere insieme un fardello. Vi saluto con questo racconto. È la storia di una giornata costellata da farmaci. Alle 7:15 il primo, alle 9 il secondo, alle 13, alle 16, alle 19, 4 farmaci prima del letto, mi pare di aver detto tutto, ecco. E allora, perché game over? Perché tu ti vedi riflesso in questa pallina di acciaio durante il gioco del flipper, che schizza come un forsennato e va a far accumulare punti su punti, punteggio su punteggio, e voi non ti vuoi fermare, la rimandi sempre in corsa, finché a un certo punto la quinta pallina finisce e compare la scritta game over. Ed è ora di andare a letto. La sintesi però che mi piace di più è quella della pentola a pressione, cioè io e i miei amici parkinsoniani siamo delle pentole con un bel coperchio sopra, ma dentro un'acqua che bolle in continuazione e te non te ne accorgi.
puoi toccare la pentola e il coperchio ti scotti oppure no, però quello che non vedi è il brontolio dell'acqua che bolle.